fa un po' schifo. Pasta un po' triste, come la pasta che mangi quando sei a letto, malato. Qui si mangia, non si beve. Il gatto è una merda totale. Forse è meglio che tu non cucini più, fai un'altra cosa. Non c'è più il piatto. Vuoi? Ma cool. Me sì. Ti lascio una mano in bocca che ti va a vomitare. Allora. Quel piatto è una merda. Signora. Sì? Siamo qui a MasterChef. Sì. Questo è un scherzo? Questo è un piatto per i quasi morti. Questa è una valigia. Solo di no, ma ti chiedo anche di pulire la pentola e questo piatto per te. Per me sembra pulenta col gelato sciolto sopra. Beh, a guardarlo sembra un cibo di gatti. Cosa fai tu? Questo piatto non c'entra niente. È come dire, la vostra idea del mystery box non mi frega niente, io faccio che cazzo mi pare. Mamma mia, sono dure queste qui. Sono come le palline di golf. Questo è un sorbet per te. Cazzo fai a friggere al momento? Mi fanno un c***o così, no, poi no. Io ti faccio un c***o più grande. Ma stiamo scherzando? Ti ricordi? Oggi qualcuno va a casa. Hai visto? Così non si vede il piatto. Tu hai fatto un progettile letale. Pelano, no? Se lo metti. Beh, i calamari sono come masticare dei elastici. Giorgio, questo piatto di nuovo conferma la tua grande capacità a creare piatti di merda. È un po' la scena, devo dire, un po' un piatto di ospedale. E io non ho male, io sto bene. Sembra un po' marona, no? Sì. Anzi, sembra merda di anatra. È brutta. Cos'è? Porri. Acida, amore. Acida? Puoi togliere la pittura della tua macchina con quell'acidità che c'è lì dentro. Sembrano omogenizzato e poi ha un'acidità violente, da ulcera. Prendi la padella e datela 27 volte in terra. Rashida, non piangi solo te. Stasera tutta Bologna piangi per il tuo scrigno. No. Sì, tutti piangono in strada, in piazza sono andati a piangere.